Ciao fragoline e ciao fragolini. Allora, questo è il nuovo video nella casa nuova, cioè il primo video che sto registrando e che voi vedete, spero, prima di Natale, dato che ancora non ho internet. Spero che mi mette internet, così prima di Natale vedete questo video, che è il primo video che sto registrando nella casa nuova. Ovviamente prima di Natale vorrei mettere 3 video, speriamo che riesco, dipende tutto da internet. Comunque scusate per le luci, scusate per... però non voglio dare diciamo lo spoiler, perché poi vi farò vedere nel primo vlog che farò qua nella casa nuova, vi farò vedere la nuova cucina, più o meno quello che mi è arrivato. Per cui in questo video vi voglio far vedere questo pacco enorme che vedete. Allora, l'acquisto l'ho fatto il 28 di novembre, per cui calcolate che dovevo già registrare questo video e mettervelo su. Solo che trasloco, residenza, lavoro in casa, è stato un delirio e allora diciamo che non sono riuscita quando è arrivato il pacco. Più o meno una settimana, più o meno mi è arrivato. Però vabbè, adesso vi spiego questa cosa piccolissima e poi vi faccio vedere gli acquisti che ho fatto. Allora, ovviamente questi sono del negozio Fitvia che ho comprato online. Per cui calcolate che questo è stato l'ultimo acquisto, dato che mi sono trovata bene, perché avevo già registrato un video dove vi ho fatto vedere Fitvia e tantomeno anche come si utilizzavano, come mi sono trovata, e dato che mi ero trovata bene non ho ovviamente più acquistato, ma per tanti motivi, tanti impegni, però... questo è l'ultimo acquisto e io dico l'ultimo acquisto di Fitvia perché hanno chiuso il sito, hanno deciso di chiudere il sito di Fitvia dopo 8 anni. Ovviamente questo l'hanno anche sponsorizzato le youtuber e tantomeno le influencer, solo che Fitvia non aveva più guadagno, in poche parole. Infatti le influencer, diciamo più influencer che youtuber, le influencer non hanno più voluto sponsorizzare Fitvia. Non so per quale motivo, non lo so. Io so solo che questi prodotti sono buoni, io mi sono trovata bene, mi sto trovando bene e ho fatto la scorta. Adesso più o meno i prezzi non me li ricordo, ve li scrivo di fianco quando vi faccio vedere piano piano quello che ho preso. E mi dispiace che hanno deciso di chiudere online questo sito, perché secondo me dovevano lasciarlo aperto anche per le persone che compravano, cioè almeno per chi comprava come me, secondo me dovevano lasciarlo aperto, oppure tantomeno chiedere alle persone che fanno video su YouTube, che non sono diciamo persone grosse, ma tipo come me, che sono delle youtuber piccoline che stanno per crescere sul canale, secondo me loro devono chiedere tipo a noi, a chi fa i video, a chi ha iniziato a fare i video, di sponsorizzare o collaborare con questa azienda. Ovviamente hanno deciso che solo le influencer che hanno tantissimi iscritti possono collaborare solo con queste aziende, ma non con le aziende tipo, cioè non con le youtuber tipo piccoline come noi. E diciamo che anche su questa storia sono un po' rimasta un po' delusa, anche perché non esiste solo l'influencer con tanti milioni di follower, esiste anche una youtuber tipo come me dove ha pochissimi follower, pochissimi iscritti. E comunque ci sono un po' rimasta un po' delusa su questa cosa. Infatti, se avete notato, per chi segue l'influencer, molte cose non le stanno sponsorizzando, tipo Hello Body con quelle creme del corpo, i faccio che si mettevano, eccetera, eccetera.
hanno sponsorizzato per quei 5 mesi, 6 mesi, neanche un anno, e poi non si è più visto. Infatti, se avete notato, molte agenzie, cioè molti prodotti che sponsorizzavano, eccetera, non vi stanno più sponsorizzando. Per cui, sinceramente, anche questa cosa qua non è che sia tanto bella, perché se devi sponsorizzare un prodotto, vai avanti a sponsorizzarlo, non che, ok, che questo è il loro lavoro, non è il mio, perché infatti io rifiuto molte cose. Sponsorizzazione le rifiuto per questo semplice fatto, perché se all'inizio devo mostrare un prodotto e poi scompare dopo 5 mesi e nessuno lo compra più, tanto vale, sinceramente. Vabbè, comunque credo che avete capito, per cui questo sito non c'è più online, però lo potete trovare tramite Amazon. Se voi andate su Amazon e scrivete Fitvia, certi prodotti li trovate lì. Diciamo che ovviamente io non vado a acquistare su Amazon questi prodotti, perché ho già guardato e non è che mi piacciono tanto. Preferisco acquistare solo dal sito. Il sito è chiuso da quando io ho acquistato sul sito, dopo neanche 2 giorni l'hanno chiuso. Per cui queste l'ultime cose che faccio vedere sono queste qua, però sono ottime. E mi dispiace di, diciamo, di non comprarli più sul sito. Adesso devo trovare altri prodotti tipo quasi uguali come questi, che sono buoni e tanto meno naturali al 100%. Comunque, scusate se mi sono dilungata e se ho parlato troppo, ma volevo spiegare questa cosa perché è rimasta un po' bruttina. Questa è la scatola con scritto Happy New Year. Adesso vi faccio vedere cosa ho, così li posso mettere in cucina e posso utilizzarli. Allora, erano tutti scontati perché giustamente il sito chiudeva, e allora erano tutti scontati. Questa qui, allora, se mi ricordo vi dico i prezzi, se no come sempre ve li metto di fianco. Questa si presenta così, che è molto carina, si apre e vediamo un po', ta-ta-ta. Eccola, questa è praticamente per mettere il tè, è tipo una borraccia con il nome di Fitvia in vetro. Tu metti l'acqua, metti dentro il tè, adesso vi farò vedere, è fatta così, bianca, qua c'è il coso, vediamo se, ok, questo dove voi mettete dentro il tè, che è semplice perché lo potete lavare, o anche potete utilizzare secondo me anche questo per l'acqua o per altre cose. È anche carina, io non sapevo quale scegliere e ho preso 2 diverse. Comunque, questa è la prima. Allora, queste prima costavano sui 24 euro e qualcosa, adesso in promozione per la chiusura del sito, ovviamente l'ho pagata 12 euro, che già è buono perché è utile. L'unica cosa che ho un po' esagerato, perché ho preso troppe queste borraccine, però sono carine, fatte così. Poi ne ho presa sempre un'altra, ma diversa, dato che erano scontate, ho detto non posso lasciarle lì. Per cui questa è fatta così, al pack così, anche questa un po' diversa, un po' particolare. Se riesco a tirarla via, ok. Questa qui è così. Wow, che bella! Fatta così, però con questo colore. Allora, c'è dentro il bigliettino. Sì, che ti spiega
il termo, come utilizzarlo, in poche parole. Comunque questo è fatto così perché ha le tipo le righe. Non so se lo vedete. Fa un po' di riflesso. Comunque vabbè, poi nel vlog ve lo farò vedere meglio. E sono diversi. Non so più quale scegliere, l'ho preso tutti e due. Tanto alla fine le usa anche il mio ragazzo, per cui secondo me sono utili. Poi passiamo al tè. Allora, ho preso questi qui, sono tè naturale al 100% e ti aiutano anche ad andare in bagno. Calcolate che qua c'è scritto 5 minuti. Allora, ho preso quello al kiwi, questo qua, no, kiwi e cocco, se non mi sbaglio. Fatto così, non l'ho mai provato, lo volevo provare, per cui è una novità che avevo fatto prima. Allora, ho preso questo al lampone. Questi qua costavano 25 euro, ma io l'ho pagato 5 euro l'uno, per cui calcolate che in totale ho speso 125 euro per questo ordine. Comunque questo, se il video dura tanto, scusate, ma è da una settimana che non registro video ed è una settimana che sono senza internet, per cui dovete capire che mi è mancato YouTube, mi è mancato registrare video. Se per caso dura troppo il video, dovete concedermelo. Poi ho preso di nuovo il marshmallow. Questi qua io li avevo provati, per chi mi segue da tanto sa che io avevo comprato questi e mi sono trovata bene ed erano molto buoni. Per cui ho preso questo qua il marshmallow perché dentro c'è il marshmallow ed è una figata, si sente proprio. Poi ti lascia anche quei pezzettini lì, li senti anche in bocca quando tu sciogli appunto questo tè. Poi ho preso altre due confezioni di lampone. Ho fatto scorta perché il sito non c'è più, per cui dovete capire che queste sono naturali al 100%, non so dove trovarli, per cui se sapete del tè naturale al 100% che si sciolgono, fatti proprio così, naturali, scrivetemelo qui sotto nei commenti, così almeno vado a vedere e li compro, perché io voglio solo quello, voglio che il tè sia buono. Secondo di marshmallow, per cui ne ho presi due, ho fatto la scortina. Poi ho preso questo qua al mango, che lo volevo provare, questa era una novità prima, per cui mango. Ho preso quello alla fragola, questo qua alla fragola, poi questo alla pesca, perfetto. Ho preso anche la pesca per provarlo. Sì, pesca detox. Ho preso questa anche novità alla mela, perché ho preso anche quella alla mela che era quello nuovo. Poi ho preso questo al cocco, se non sbaglio, no, mela e cocco, no, mela e mango. Questo qua è diverso dall'altro, però c'è il mango. Ho preso mango e poi non ho capito se c'è la mela o il cocco. Comunque ve lo farò sapere nel nuovo vlog. Poi ho preso questo cotton candy. Non so che cos'è, però ci sono dentro i cuoricini, questi qua, non so se si vedono, comunque ci sono i cuoricini e dato che mi piaceva, perché l'ho visto sul sito, l'ho voluto prendere e lo proverò, vi farò sapere anche con questo, anche se appunto non c'è più il sito, però più o meno puoi acquistare su Amazon. Ah, ne ho presi due, sempre uguali, poi ho preso alla papaya, questo qua. Allora, ovviamente questi scadono nel 2023, il 31 gennaio 2023. Non ho visto però la scadenza, cioè, in senso, io l'ho comprati, no, ma certi scadono marzo, dipende dal tè. Qui direi che quelli che scadono prima li uso prima, tanto poi
nelle feste di Natale un bel tè caldo ci vuole. Poi ho preso un altro alla mela, infatti se vedete ci sono i pezzettini di mela, cioè non potete capire. E per finire questo alla pesca, che mi sembra che è diverso. Sì, perché uno alla pesca detox tea white più o meno, invece questo alla pesca che è un altro, quindi non so, comunque vi farò sapere i gusti. Poi con un euro ho preso questi che possono diventare ghiaccio, praticamente sono forme diverse, uno al cactus, poi c'è quello ai fenicotteri e questo qua giallo è per l'ananas. Tanto. Li apriamo e ve li faccio vedere. Comunque sono tre, ho pagati 99 centesimi, questo me li ricordo, e sono fatti così. Posso mettere, fare anche tipo dei ghiaccioli con questi qua, che secondo me sono buoni. E poi sono anche carini da vedere. Ananas, così. E poi questo al fenicottero. Cioè, per un euro. Poi questi non ce li ho perché sinceramente, avendo adesso una nuova cucina, io questi non ce li ho. E poi, sempre a 99 centesimi, ho preso questo. Costava poco. Io di solito queste li uso tanto. Per cui calcolate che questa volta l'ho preso con questo colore qua, tipo un azzurro. E questo serve per mettere dentro il tè. E ne uso tanto, anche perché uno si sta rovinando, per cui ne ho preso un altro. Poi 99 centesimi, non potevo lasciarlo giù. E poi è anche utile per quando compri altri tè che non sono questi, li puoi mettere dentro. Poi ho preso questo che è da bere, è il mango orange, questo qua. L'ho voluto provare per cui ho preso anche questo. Questo non mi ricordo quanto l'ho pagato, ma tanto ve lo metto qua di fianco il prezzo, se riesco a trovarlo, perché non ho calcolato più o meno, non so se allora se ve li ho messi di fianco vuol dire che ho trovato i prezzi, se non ve li metto è perché non riesco più a trovarli, giustamente avendo il sito chiuso, cancellato completamente, l'email l'ho persa, allora ovviamente non riesco a trovare i prezzi. Comunque più o meno sono questi, più o meno quelle che ho pagato. Poi per finire ho preso questi due libricini, il notebook, anche questi qui costavano pochissimo, sui 2 euro mi sembra, 2/3, e ho detto vabbè per 2-3 euro c'è. E allora ho detto vabbè li prendo, ed è, sono fatti così, adesso lo prendo insieme. Carino perché è rosa. E sono, sì, sono questi tipo fogli normali dove tu scrivi quello che vuoi. Per 2 euro ho detto vabbè. E niente, sono diversi, uno così e uno con la scritta e il, anzi così così lo tiro via, con scritto boot fix t, questo fatto così, però sono tutti e due uguali. Io ho detto vabbè dai, per una volta che chiuderanno il sito, anche perché avevano lasciato gli sconti, avevi il 75% di sconto sul sito, per cui molte cose te le regalavano. Solo che io da scema, avendo fretta, cosa ho fatto? Ho ordinato senza mettere il codice promozionale che loro mi hanno mandato. E questo codice promozionale ovviamente ti regalavano il tè gratis o altre cose gratis, e allora poi dopo mi sono resa conto che non l'ho fatto, non ho messo il codice,
ho pagato, anche se queste erano in promozione lo stesso sul sito, ho pagato e mi sono resa conto che, appunto, che non ho le cose gratis, ma però chi se ne frega, perché tanto questi qua ovviamente prima di marzo, che hanno una scadenza, le devo far fuori, per cui calcolate che forse è meglio così. Tanto per un bel po' sono a posto per il tè, questo è sicuro. Vabbè, allora, lo scatolone è vuoto, qua ci sono migliaia di prodotti e niente, adesso metto a posto tutte queste cose, perché sennò va a finire che c'è sempre casino. E fatemi sapere, appunto, se sapete qualche negozio online o non so, dove vendono questi tè naturali al 100% molto buoni, perché ovviamente dopo aver finito questi non so più dove comprare il tè come si deve, perché al supermercato sinceramente non è che siano il massimo, però vabbè, fa niente. Niente, questo è stato il primo video di questa casa nuova, lo auguro, diciamo così, e perché poi dopo c'è un altro video dopo di questo e poi vedete, mi sembra l'ultimo, il vlog, perché da sabato in poi fino al giorno delle feste di Natale ovviamente non caricherò più video, cioè in senso farò una pausa su YouTube. Devo ancora mettere a posto tutta la casa, sistemarla, mi devono arrivare i mobili, per cui calcolate che sto vloggando, sto registrando le clip, qualche clip, così almeno a gennaio ve le metterò su piano piano. Adesso vediamo. Dipende tutto da internet. Speriamo che me lo danno e speriamo che questo video voi lo vedete prima di sabato, perché io adesso è martedì, sto registrando di martedì, in teoria internet mi dovrebbe arrivare oggi, vediamo come sarà, speriamo che questo almeno entro oggi pomeriggio mi metteranno il internet. Mi sto già impappinando, sto già andando fuori. E niente, allora, per quelli che se le chiedono, sì, sto registrando in sala, perché è l'unico con le luci che riesco a farvi vedere meglio, perché è nuvoloso e il tempo fa cagare e non è che si vede bene, devo per forza accendere le luci. Poi per fortuna dietro il muro è grigio, per cui forse si vede meglio il video. Comunque, niente, detto questo, io vi saluto, noi ci vediamo al prossimo video, speriamo, e inizierò a registrare altri video nuovi, perché è da una settimana che io non registro e mi manca YouTube. Mi manca registrare, mi manca montare, mi manca fare queste che facevo prima. Va bene, detto questo, fatemi sapere se queste cose vi siano piaciute e fatemi sapere se anche voi avete acquistato di Fitvia e come vi siete trovati. Io vi assicuro che sono buonissimi, è un tè molto buono. Detto questo, prima che parlo fin troppo, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!